progetto bellissimo, questo progetto Martina, che si rivolge al mondo scuola, al mondo delle scuole secondarie di secondo grado di Novara. Sono coinvolti tutti gli istituti, quindi è un progetto veramente molto grosso. È partito l'anno scorso come esperienza pilota soltanto in alcuni istituti, con grande successo, e quest'anno abbiamo deciso di estenderlo in collaborazione con la Lilt, in collaborazione con i Lions qui di Novara, a tutte le scuole della città, tutte le scuole superiori. Quindi tutti i ragazzi delle scuole superiori parleranno di prevenzione, tema fondamentale per la salute di tutti noi, un dovere morale, un dovere civile nei confronti dei nostri giovani. Il progetto Martina è un progetto rivolto ai giovani, che ha raccolto il testamento di una giovane donna che ha perso la battaglia contro il cancro, che si chiamava proprio Martina, che ha stimolato tutti noi a cercare di divulgare iniziative di corretti stili di vita e insegnare ai ragazzi a avere più valore di salute. Da qui nasce l'idea di un gruppo di Lion e Oncologi Vita a creare una raccolta di materiali da poter portare nelle scuole e divulgare, con un progetto nettamente innovativo. Infatti, come Lilt siamo presenti sul territorio negli anni 70 nelle scuole, con la collaborazione del direttore dei dirigenti scolastici e degli insegnanti, ma abbiamo raccolto questa iniziativa con la collaborazione dell'AIM proprio per la sua innovazione. Infatti, il progetto prevede di essere divulgato su tutto il territorio nazionale con la stessa metodologia, lo stesso materiale, con dei controlli di qualità rigorosissimi sulla conduzione del progetto e sulla valutazione della qualità e dei controlli dei risultati, mediante somministrazioni di test ai ragazzi, di valutazione sugli insegnanti e di apprendimento, proposti anche l'anno successivo proprio per testare l'efficacia del programma.